Ciao amici, oggi vorrei preparare con voi una ricetta molto golosa a base del pandoro Selex che mi è stato mandato dall'azienda Trend che mi hanno selezionata per il progetto Team Pandoro Selex per fare questa ricetta che sarebbe un tiramisù Natale. Ci vuole il pandoro, panna da montare, nostro cioccolato sempre Selex da fare dei cioccolatini o decorazione. Lo zucchero, tuorli dell'uovo, mascarpone, cioccolato in polvere aromatizzato al zenzero e abbiamo il caffè aromatizzato alla cannella. Uno stampo per fare questo dolce monoporzione da presentare anche in ristorante, anche per una cena molto particolare. E infine anche un tocco di Natale, ho scelto i lamponi per la decorazione del piatto. Per prima cosa, collego il pentolino per fondere il cioccolato fondente per fare la decorazione. Qua per le decorazioni ho scelto questi stampini qua, dove ci sono degli alberi di Natale, Babbo Natale o la stella. Qui adesso lo faccio fondere e poi vado avanti per prima per la decorazione e poi andiamo avanti per la preparazione della crema tiramisù. Nel frattempo che il mio cioccolato sta sciogliendo, qua faccio montare 3 tuorli di uova con 50 g di zucchero. Comunque tutti gli ingredienti vi lascio sotto il video. E l'altra metà la tengo per montarla insieme ai mascarpone. Qui ho montato i 3 tuorli con 50 g di zucchero, li metto a parte e vado con il mascarpone, zucchero e panna. E torniamo così non faccio rumore con lo sbattitore. Ci vediamo dopo. Allora, qua ho montato 400 g di mascarpone con 50 g di zucchero e 180 ml di panna. Adesso mettiamo i nostri tuorli con i 50 g di zucchero insieme a questo con il mascarpone. Li lavoro un attimo con lo sbattitore e poi torniamo per finire il nostro piatto o il nostro dolce. Adesso la nostra crema è pronta, come vedete, bella compatta, liscia. E manca solo assemblare il tiramisù. Questa la metto un attimo in frigo. Nel frattempo taglio il pandoro, la parte questa sotto, che è quella la più dura, per metterla al posto dei savoiardi. Allora, qui ho tagliato il fondo del pandoro, poi col copapasta, come vedete c'è qui il pezzo quello proprio sotto che utilizzo per fare il tiramisù a piatto e quello che mi rimane, tutti i ritagli li uso per fare il tiramisù nella teglietta. Allora, qui prendo il fondo del pandoro, lo metto nel caffè che ho preparato prima, aromatizzata alla cannella per ricordare il Natale. Metto la mia coppa pasta e questa idea possiamo anche farla su uno stampino più grande per fare anche una torta con la crema tiramisù. La base del pandoro, così ce l'abbiamo la base al posto del classico pan di Spagna. Qui abbiamo messo il nostro fondo, poi mettiamo la crema. Dopo che ho messo il primo strato, vado con il secondo
La strizzo bene perché il pandoro assorbe. Poi lo appoggiamo sulla nostra crema in questa maniera qui. Poi mettiamo l'ultimo strato di crema. Io lo faccio in questa maniera, così. Decoro con dei lamponi e con i cioccolatini che vado a ritirare dal mio frigo. Ci vediamo dopo. Qui ho tolto lo stampo, copro la parte superiore con il cacao, solo da questo lato. L'altro lato metto i lamponi. Poi metto i miei cioccolatini pronti. Qua ho scelto di fare la stella di Natale, così pronta. L'appoggiamo in questa maniera qui. Possiamo anche farla così. Poi ho fatto altri cioccolatini a forma di Babbo Natale, come vedete. E questi li faccio così. Poi decoro anche con una stecca di cannella per dare ricordo al caffè aromatizzato alla cannella. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo presto con altre ricette sul mio profilo Zaira Masterchef. Ciao!